Eccoci, abbiamo iniziato la sessione di Davide. Ciao Elena, benvenuti. Ciao, ciao a tutti. Ti accompagno alla connessione più profonda uh, nei confronti di Davide, contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2 Dimmi se lo vedi sì, lo vedo. Mm, lo vedo seduto su una di quelle sedie, sai, da ufficio con le ruote. Uh -huh. Come se dovesse stare lì a guardare. Ok, vuole restare a guardare? Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Ok, come lo vedi? Interessato? Sì, lo vedo in una posizione sai, quando uno si mette lì ad ascoltare così con le mani così, col okay, gomito okay. appoggiato sul bracciolo della sedia, così. Okay. Mm. Uh, mi sono dimenticato di chiedere durante l'esposizione dei punti: Davide, non hai disincarnati, giusto? No, ok, benissimo. Oh, una volta tanto non abbiamo disincarnati. Secondo okay. me ci saranno lo stesso. <ride> <ride> Però vediamo. Bene. <ride> Vibrazione. Settecentocinquanta Consapevolezza. settanta per cento. PSPE. e 67. Okay. Vite precedenti. 3.579. Cervello percentuale utilizzata. 7,5%. Ok, nelle vite precedenti di Davide ce n'è una a Cuba? Allora, me ne è apparsa una prima, forse è questa, dove vedo tipo lui che tira una specie di macchina agricola, ma vecchia, cioè non è una macchina. Un aratro. Sì, mh, tipo un aratro, sai, un pe... che, t... quelli che tiravano a, ma... a... a braccia. Per narrare ah. il campo. A Dove? Che parte di Cuba? Havana, parte est o parte ovest? Havana uh, è a nord, vero? Uh -huh. No, mi sembra... a eh, est, sud-est. Su destra, ok. Uomo, donna uomo uomo, nome mm, Juan. Tipo di coltivazione, cosa sta per coltivare? Uh, mi sembra grano Turco, grano. Ok, anno 1856. Ok, quindi Castro non c'è? No, oh, prima, prima. Okay, io non conosco perfettamente la storia di Cuba, ma no. lui è bianco, mulatto. Sì, no. appena un po' mulatto, un pochino. È sposato? No, è, più, è giovane, è ancora giovane, tipo intorno ai vent'anni. Ok. E... Dimmi. Lavora per qualcuno che conosce, non un familiare, ma tipo eh, un, un parente. Sì, tipo uno zio una cosa del genere. Ok, c'è qualcosa che succede che ti può interessare di questa vita che tu eh. è Chiediamo di Cuba perché Davide si è rivolto alla Santeria cubana mm. e quattro anni fa ha preso la mano di Orula, cioè un braccialetto con palline verdi e gialle alternate, tenendo il quale si ottengono dei benefici. C'è stata una cerimonia di iniziazione, ci sono state una serie di cose. E Davide, che adesso vedremo è estremamente razionale, eccetera, si è affidato a. Grazie a un'amica di cui si fida, si è affidato a Santeria Cubana. Vengano ah. i entrino i creatori e gli inventori della Santeria Cubana. Sì, è molto li vedo. C'è cioè da sempre praticamente, da, da quando uh, da quando ci sono le persone su, a Cuba. Ma okay, nasce in Africa? Sì, sì nasce in Africa e quel, quella africana che poi hanno pian, pian, pian piano hanno modificato a Cuba. Vedo mh, che è come se facesse, mh, avessero fatto degli esperimenti partendo da quella africana mh, modificando delle cose. Eh, Vedo come tipo tre o quattro persone che fanno un rito africano ma con delle modifiche. Eh, vedo eh, in quel caso lì: vedo tipo che girano delle sostanze dentro, sai, tipo il, quello per pestare. Pestello. Ok, mm, ma in più ci aggiungono. Uh, mi viene tipo pelle di serpente però di un serpente che c'è solo a Cuba uh -huh. e uh, del, mh, della terra che però in Africa non c'è. C'è cioè, solo del terreno di Cuba ed è una cosa del genere uh -huh. in che anno? Mi viene mille, 1200. No, no, già 1200, mi è venuto. Quale zona dell'Africa ha dei contatti con Cuba? Questa può essere una linea temporale, un'altra, tutto uh, sì, certo Non certo, uh, la storia che ci raccontano, sì, chissà se vera, eccetera, eccetera. Sì, infatti, eh, zona dell'Africa, allora, centro ovest più o meno. Si dice, si sostiene che, e infatti l'accento è lo stesso, lo spagnolo: è lo stesso, uh -huh. che le isole Canarie, di fronte all'Africa, poco sotto la uh -huh. sud del Marocco, siano fortemente collegate a Cuba. E infatti l'accento è molto, molto simile, l'aspirazione quasi totale della S a fine uh -huh. parole e quant'altro. Allora potrebbe essere che passa, perché io vedo tipo, vedo mm, in quel punto dell'Africa, mm. vedo tipo mm, un pallino nero, cioè mm, sopra quella zona. Una base, Sì. Un passaggio. Esatto, è nera, che è la stessa che vedo a Cuba, però è come se fosse collegata da una linea no, immag immaginaria, probabilmente passa dalle Canarie. Ma cos'è questo pallino nero? Eh, eh, allora, è... Lo, è lo stesso gruppo di persone da cui deriva, sono, eh, da cui si sono staccate quelle persone che ho visto fare quel rito. Ok, Le, okay. queste persone delle Canarie che si staccano sono bianche, mulatte o nere. Allora, quelle che si staccano sono mulatte, però sono discendenti di neri, cioè metà e metà, quindi però hanno come, come origine delle persone nere, metà e metà, la Ma cultura? Quelli... Sì, Sì, quelli in Africa originali originari. Ok uh -huh. e yeah, Ula. Allora, cos'è <suss> yeah, cos Chiamala, eh, sì, io, prima, ho già visto prima. Io direi Nettuno. Prima mi è apparso Nettuno, secondo universo, mm. quando tirava quando mm, eh, diceva che lanciavano delle conchiglie. Io vedevo proprio ah, sull'immagine Nettuno, proprio subito immediatamente dal mare. Che con le conchiglie tirava delle catene, cioè agganciava aggancia proprio uh, le persone con delle catene. Ok, Davide ha delle interferenze, chiamiamole le eteriche, non le mentali, le eteriche. Uh -huh. um. Nettuno. Uh -huh. mm. Arriva un Falconiforme. Uh -huh. uh, e tra rettiliani, però sono basso sei... livello. Sì, sì. Chi gestisce il rapporto tra primo e secondo universo di questi tra falconiformi e rettiliani? O come avviene, ok falconiformi il falconiforme. Come avviene? allora ehm, vedo uno scambio di energia allora mm, nettuno lega con queste catene la persona mm. ok eh, poi vedo che mm, in cambio di finti favori che possono sembrare alla persona finti favori, cioè, uh -huh. lui prende l'energia, prende l'energia e poi vedo il falconiforme che è come se scamb scambiasse l'energia con Nettuno, vedo proprio come se ci fosse tipo una, una scatola di energia che se la scambiano. Uh -huh. Allora, però allora la prende da Davide falconiforme, uh, trattenendolo. C'era una cosa che ho visto prima adesso, lo scambio. Ah, ecco il passaggio. Sì, quando, ah ok, 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 ho trovato. Eh, mi era venuto prima, non vedevo. Eh, tipo il, il fatto che anche lui si faccia. Diciamo eh, mh, intimorire ancora, tipo dal padre mm -hmm. okay, o da altre situazioni per cambiare la sua vita. Mm -hmm. Questo è fatto è un meccanismo attivato dal falconiforme in maniera tale che lui tenga sempre questa sensazione eh, di paura. e bisogno: sì, mm. Il bisogno okay. di un aiuto. Esatto, come se lui non ce la fa. Quindi con questa cosa che sta sempre lì e chiede all'esterno il falconiforme prende l'energia e fanno scambio se la scambiano tra Odino abbiamo avuto Odino perché è sopra falconiforme poi ho visto Odino e Nettuno ok ok abbiamo da ieri visto uh, come nel secondo universo ci sia un secondo storzone mm. Moloch sì. Il divoratore di bambini. Il simbolo di Moloch normalmente è la civetta. Mm. Ma a volte, per esempio, al Colosseo, l'anno scorso mi sembra tra Natale e Pasqua, eh, è stata esposta una scultura. Adesso non chiedetemi di chi, di come, di una specie di bestia seduta. Moloch, bestia mm. seduta su un trono, che ricordava molto una bestia marina, diciamo la verità. Ah. Quindi la civetta sì, ma molte rappresentazioni sono quella di un sembra un tritone ah. noi, umanizzato. Proprio questa bocca, un po' da pesce, un po' da papera, questi occhi spalancati senza una palpebra. Questa testa con delle punte come eh, dire sossoimamente. però sembrare... io ho visto, lo vedo proprio bene quella cosa lì, lì smollo. Pochi <coughs> si sono chiesti che cosa cavolo centrasse al Colosseo, quello mm -hmm. proprio così come il caprone in piazza Gaulente a Milano, è tutta una serie di bei simboli, chiaramente satanici, Google mm -hmm. aiuta in questo senso, non capisco perché le persone non lo capiscano e non vadano a farsi una ricerca da quattro soldi, quattro, Eppure tutti fanno il selfie perché chissà quando la toglieranno. Il mio profilo Instagram va, aggiunto, va arricchito del selfie con questa statua curiosa che chissà quando la toglieranno, magari domani io devo farmi il selfie. No. E, Moloch. Mm -hmm. Chiamalo. O travessi. Mm -hmm. L'abbiamo già mm -hmm. visto ieri, lo rivediamo mm -hmm. oggi. Mm -hmm. Io non ho paura di Moloch come hanno paura tutti. Oh, Anche io, assolutamente. E di Moloch può fregare meno di niente. Moloch purtroppo l'abbiamo creato noi. Moloch è il no. nostro servo, fa quello che diciamo noi. Uh -huh. Come lo vedi? Lo vedo vabbè, con la faccia tipo umanoide, ok? Con tre... vedo tre tipo antenne ma un po un po molli nel senso una qua una qua e una qua e tre corni uno due tre quindi sei cose sulla testa sì. mm -hmm. stella sei punte ah sì potrebbe essere sì sì mm -hmm. che occhi ha uh... mm partono così, poi fanno così. Non so se si vede. Mm. Mm -hmm, così. Pupilla, quella Pupilla. di un pesce. No, di un serpente, di... Sì, più o meno tipo sembra serpente un po'. Un po' allungata. C'è qualche bambino tra le gengive ancora? Ne aveva uno in braccio prima. Ok. Chi è questo bambino? preso dalla dispensa? Sì, è un bambino che usa per far vedere quando, quando si mostra tra virgolette la sua immagine è lui col con un bambino in braccio, quindi ne prende uno a caso e lo usa per mostrarsi. Ok, interferisce con Davide Moloch. Ma direttamente no, nel senso che non ha una, uno scopo preciso. Vedo che questa vedo che Nettuno manda l'energia attraverso quel, quel poco che è rimasto di collegamento, verso il secondo universo. Ma eh, eh, arrivano anche altre energie. Diciamo che Moloch in questo caso non ha un interesse particolare. Prende le energie che arrivano da tutti insieme. Ok, tra mh, Poseidone e Moloch c'è un'importanza 50-50 nel secondo universo? O uno è più importante dell'altro? Al di là del fatto che uno non è il capo dell'altro, questo l'abbiamo appurato uh -huh, ieri. Uh -huh. uh... Allora è come se mh, lo vedo più attivo in questo periodo, momento. Vedo più attivo Moloch uh -huh. è come se fosse richiamato di più, eh, cioè, gli uh -huh. viene data più energia quindi è più attivo. Ma scusami, il diritto marittimo nasce uh -huh. da Nettuno? Tutti si chiedono: il diritto marittimo da cui dipendiamo uh -huh. perché è il mare? Ok, il passato, uh -huh. le merci, uh -huh. il commercio, ok, passava dal mare, ma Nettuno? Uh -huh. Direttamente no, Beh, era un'ipotesi, una cosa sì, sì, No, 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 uh, no non vedo. No è nato dopo per altre cose, no Vabbè. entità mentali e corrispondenti eventuali mentali, mentali e corrispondenti uh -huh. eventuali EDL entità eteriche. Allora c'è un'entità di livello 3 l'avevo già vista prima. Che è la solita che fa fare, mh, la stessa, nella stessa tipologia che abbiamo visto ieri che fa fare vabbè, il pensiero ricorrente e eh, autosvalutazione, sì, esatto, autosabotaggio, bassa mm -hmm. autostima, paura del mm -hmm. fallimento, mm -hmm. iper pensieri continui, sì. costanti, mm -hmm. iper, iperlogica quello è la, mh, quella lì è eh, l'illusione del controllo. Eh, direi livello 4. È un'altra entità di livello 4. È avere, pensare che se hai tutto sotto controllo eh, non sei in pericolo. Mm -hmm. Ok, quindi. Indecisione. Decisione livello 3. Ok, non guardare negli occhi le persone con cui parla e di cui non si fida? Mi viene a livello 3, proprio l'insicurezza, la sua bassa autostima. Vergogna nell'esprimersi. Mm -hmm. uguale stessa cosa. Ira esplosiva in discussioni, rosso, avampa, il viso avampa, rosso in viso. Mm. no uh, vedo un'altra cosa potrebbe essere um, potrebbe essere è un clone mi viene che perché è come se vedessi lui che viene scambiato ok quindi cioè Quindi lui quando lui prende la discussione, quando arriva a un certo punto come se fosse un altro Davide. Quanti sono i cloni? Ne ha due. Ok, ma la PS dov'è nel clone quando c'è la discussione che non c'è o è una parte dentro? No, Tutta allora parte... no no no. Uh, esce appena dopo cioè nel, nel momento in cui arriva il clone non, ha, non fa in tempo ancora a, a uscire ci, ci mette qualche minuto direi poi esce e va avanti il clone senza PS è quello che um, la PS diciamo per evitare questa per provare a evitare questa cosa uh, fa sì che lui uh, eviti le discussioni e a volte ci riesce, a volte no, sì, esatto. Ok, due entità mentali, 3 e 4, uh -huh. altre, no, e DL, postini delle entità mentali, prendono uh -huh. gli ordini e di qua sì. nell'eterico lavorano. 5, uh -huh. uh -huh. ne vedo, ok, abduction. Uh -huh ne ha avute qualcuna fino intorno ai 25 tra i 20 e i 25 anni hanno provato a fare adesso non più no perché In quel periodo lì hanno provato a vedere se lui era adatto per, per un esperimento che stanno che fanno ma non era interessante per quell'esperimento lì, quindi sono andati avanti quei cinque anni e poi hanno smesso, hanno, hanno smesso quella cosa lì, non l'hanno più fatta. Va bene, uh -huh. impianti. Allora, uh, due sopra al dorso dei due piedi, uno a uno. A cosa servono? Uh, servono a, a far sì che, che il, gli impulsi, le informazioni che vogliono mandare arrivano dal, dall'inizio alla fine del corpo. Direi all'intelligenza all delle cellule mi è venuta. Ok. Eh, sali dai piedi. Sì, ce n'è uno appena sopra il pube. Mm -hmm. Poi c'è uno qua, più o meno a livello Lo del sterno. cuore, ma al centro sì, sì più o meno a metà esterno. E poi uno in cima alla testa. Ok, esterno e testa cosa servono? Mm. Allora, quello della testa è eh, dove, manda, eh, dove manda le informazioni, l'entità di livello 3 e arriva e la manda a quello del pube, a quello sopra il pube. E invece quello dello sterno è dove manda le informazioni, l'entità di livello 4 e poi la manda ai piedi. Okay. Um, chiamiamo il ad assistere alla sessione vivente il padre vivente, giusto? Okay. Perché? Perché il padre eh, diventa amicone, dolce e carino con gli estranei. Ma con i familiari è freddo e soprattutto frena ogni tipo di iniziativa evolutiva di, di Davide. Comprare casa? No, no, no. Lavoro? Cambiare lavoro? Mi, lavoro migliore? No, 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 assolutamente. Un comportamento classico di questi uomini, forse di, un al, di altri tempi, è un comportamento allo stesso tempo incomprensibile. Uh -huh. Si è seduto, si è accomodato. Cioè voleva fare, ha provato a fare una certa cosa, cioè mh, a chiamare altre persone a vedere il cinema. Mm -hmm. Quali persone? Allora, eh, mi viene una zia di Davide. Prego, venga pure la mamma. Uh -huh. Prego. E poi vedo una ragazza, non so se è sorella di Davide o no, una cugina. Può essere, ok. Una ragazza, uh -huh. parente. Sì, ok. Tutti quelli che vogliono partecipare sono invitati, per esempio, tutti quelli che nell'arco di tutte le linee temporali, di tutti i tempi, si sono affidati alla santeria cubana, tutti quelli che hanno la mano di Rula, quelli che l'hanno messa, quelli che hanno delle zie, delle nonne morte, disincarnati, tutti. Apriamo, il cinema è infinito. Tutti lì, nel cinema, chi si presenta legati alla santeria in percentuale? Quanti se ne presentano? Un 30%. No, ma. Alcuni mm. sono disincarnati? Ma io vedo, visto principalmente mh, che quasi tutti hanno il braccialetto. Molto cioè ce l'hanno ancora. Sì. Mm -hmm. Incuriositi si guardano il braccialetto e si chiedono come mai Davide non c'era più. Ok, ci vuole spiegare il padre per quale motivo boicotta il figlio, per quale motivo gli genera frustrazione. Voglio capire le entità del padre che chiaramente ci sono, che rapporto e che accordo hanno con quelle del figlio. Allora, eh, sono accordate col falconiforme, è un altro falconiforme, e servono a tenerlo lì fermo, ad abbassare, a non farlo muovere, a chiedere sempre aiuto all'esterno. E quindi il, parco, diciamo, il compito dell'entità del padre è quello di eh, non farlo sentire in grado di fare delle cose diverse da quelle che fa. Mm, deve sempre, c'è cioè, appunto, rivolgersi a qualcun altro per sapere se può fare qualcosa o meno, uh -huh. Ed è, eh, sono un altro falconiforme. Ok, eh, il padre però... lo vede. Questo trattare il figlio che ormai è adulto da bambino, da mm. responsabile, è una cosa tipica dei genitori, no? Che però dopo un certo mm. punto non fare un salto. Uh -huh. Sì, eh, diciamo la cosa più forte è quella e poi vabbè, ha altre identità lui sue, che è tipo eh, non lasciare mai andare il figlio. O i figli in generale, parlo, cioè il distacco, no? Un po' perché hanno paura di rimanere soli, un po' perché si sentono il carico della vecchiaia. Ma questo è il caso del padre di Davide? Sì, anche e di tutti quelli che fanno un po' questa cosa. È celato, molto bene. Nel caso del padre di Davide? Uh -huh. o no? mm, il fatto che non vogliono che non vogliono lasciare andare i figli, mm. quello? Restare solo? Oh, no, no beh, no, è celato, molto celato. Non è chiaro. Va bene, ora che sta vedendo le cose, ora che sta vedendo le sue uh -huh. entità, eh, interferenze le interferenze del figlio, ha qualche reazione il padre? Sì, eh, lo vedo che è rimasto un attimo spiazzato e poi si è messo a piangere. Di, di, C'è cioè, un pianto liberatorio però. Mm. Ok, quindi sta piangendo. Eh, eh, si sente pronto, dice, a, a, a stare ad osservare cosa fa Davide pronto a dare, posso dare dei consigli se lui mi richiede, ma ho capito, ho visto. Va bene, la madre cosa fa? La madre è lì un po' passiva, osserva, sorride, come se fosse un po' nel suo carattere, non so, mi è venuta questa cosa, sempre un po' con condiscendente, esatto. quello che arriva io lo accetto sì. ok abbiamo visto praticamente tutto tranne il discorso relazioni rapporto di coppia uh... sì, quando, è... le... quando le cose si mettono sul serio davide scappa quindi ha voglia più di uh, non andare nel verso la routine va verso l'evasione la convivenza e lui si ritira. Causa esoterica. L'entità di livello 4: mh, con l'illusione del controllo, non so quello che mi aspetta, devo uscire dalla mia routine solita, non ho tutto sotto controllo, mh, questa cosa non può avvenire. Ok. okay. Allora, le mm. cose le abbiamo viste tutte. Io vorrei vedere adesso, di far capire alla parte subliminale, eterica, uh -huh. mentale e, e fisico di Davide una semplice cosa. Chi è il creatore? Perché Davide, che mai mi sarei aspettato mh, appunto da parte sua, una cosa del genere, Davide si è rivolto alla santeria cubana. Lui che è razionale, lui che vede le sessioni esoteriche, sì, però è razionale, trova una spiegazione logica, se vogliamo scientifica, la santeria cubana. Significa non aver capito che la soluzione è in noi. Uh -huh. C'è una vita delle sue 3579 in cui Davide è stato più vicino o è stato veramente il Dio di se stesso. Mi è venuta si è un po' avvicinato, diciamo tendenzialmente. Mi è venuto l'ho visto eh, che ha vissuto, o è, o, vive è in un'altra linea temporale, è una vita parallela. Lo vedo che è un monaco tibetano, mm -hmm. diciamo che a parte la parte religiosa, che ok, però. Eh, è riuscito a creare un po', cioè a vedere questo aspetto che ehm, ehm, interiorizzando dentro se stesso riesce a eh, crearsi una realtà più serena fuori. Poi c'è tutta l'energia della religione che quella ti svia un po', mm -hmm. però la parte... Cioè, vedo proprio che lì è riuscito ad arrivare a toccare con mano, tra virgolette, quella sensazione di creazione. Vedo che a un certo punto, uh, un giorno, era, lo vedo proprio che lì da solo, uh, in questo posto, in questo giardino molto silenzioso, solo quei rumori della natura. E a un certo punto fa, realizza proprio dentro, vedo questa esplosione di energia interna. L'immagine è proprio come se si aprisse così un'energia interna bianca e lui sente il potere che ha, sente di essere lui il potere di tutto, di tutta la sua creazione in quell'istante lì. Ok, in che anno uomo-donna? Uomo, -donna? uomo eh, 1927 Nome. Talin paese uh, vicino. Un paesino vicino a Katmandu. Uh, Parit Parit. Una cosa così. Conosci l'esistenza di questo luogo. Ah, no, 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 non lo so. No. Sei che non mi ricordo dov'è Katmandu. essere uh. in Tibet. Tibet. In mi ricordo se ne parlo tibetava. Ok, questo uomo vuole parlare a Davide. Ciao. Allora, appena tu l'hai detto, è come se fosse corso entusiasta attraverso proprio lo spazio, no? come se fosse mm -hmm. vicino Tibete qua vicini. È arrivato di corsa e eh, in una mano gli ha, eh, gli ha passato. Ehm, la sensazione di quel momento lì di onnipotenza sì quella sensazione che ha sentito e non ricordo taline era religioso buddista sì sì una forma di buddismo tibetano sì, sì. Sì. Okay. quanto Ma qual è il dio che venerava Mmm, Buddha. Chiamiamolo. Uh -huh. Mostriamo a talin il suo dio. Uh -huh. Ha una PS, Buddha? No. Usa le PS degli altri. Uh -huh. Sì. È un illuminato? In questo momento no, non c'è nessuno che. Mm. Nessuno dire... che lo rappresenti direttamente. Cioè. cioè um... Allora, uh, vedo che ogni tanto c'è una persona. Che è illuminata? Che è il riferimento mondiale. Una in questo momento è come se ne, ce ne fossero tante. Mi viene 5-6 che mm. okay. sono a un livello più basso: sempre illuminati, ma più basso, non so, non so dirti cos'è questa cosa. Ah, è legata al buddismo? Oh. Sì, sì, ah. ma è il Dalai Lama attuale? Sì. Non è l'unico. Ah, ci sono altre 4-5 persone che hanno lo stesso potere. Ok dalla, a livello la esotella eh? deep state. Sì, ha fatto così, bum bum o miamniam. Mm, 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 tutti e due, sia bumboom boom sì, che miamniam, sì, sì, mm -hmm. sia sotto i 18 che sopra i 18, mm, sì, sì chiama schietti che, che femminucci uh -huh, tutto bene quindi non ha nessun tipo di illuminazione no no ha una ps il dalai lama no, no. madre teresa chiamala Sto che no. Parliamo di quella zona lì uh -huh. aveva, aveva una ps <ride> che butta faccia che hai fatto. Eh. <ride> no alla fine no eh, um, allora, The Witch sì, um, all'inizio quando è entrata a far quando si è fatta suora aveva proprio un intento molto puro. È come se fosse. Cioè, sono riusciti è quello che fanno spesso è lo mm, perché mi è arrivata un'altra informazione ma devo metterle se no non riuscite, non riuscite a capire allora ehm, questo uh, adesso è fatta suora ok con intento molto puro ma hanno proprio un meccanismo di eh, convincimento e lavaggio del cervello che eh, non si non si accorgono neanche del passaggio poi alla parte eh, Satanica, demoniaca, tra virgolette, ok. Si ritrovano accettare, ehm, alcuni, eh, ad accettare alcuni ad accettare il ricatto, e poi quando sono di là sono ormai quasi senza ps, e non si rendono neanche conto del passaggio. E nel suo caso sì. è stato così. Che entità ha servito Madre Teresa? Che amava far soffrire i malati invece di guarirli. Mm. Uh, io vabbè, vedo diciamo, a livello terreno rettiliani. Uh -huh. um, era proprio il meccanismo di generare quel tipo di vibrazione, sofferenza in maniera tale che poi potessero ciucciare. L'energia, e poi vabbè, sappiamo cosa fanno i bambini. Anche lì. Dov'è adesso Madre Teresa? di mm. Questa fatica è importante. Um... Sto cercando di capire cioè, di dove localizzarla. La vedo tipo in un posto. Eh, la, mh, quello che mi è apparso è come se fosse in una mh, enorme, gigante teca di vetro dove ci sono anche sono altri altri, sì. E, mh, stanno lì a osservare. Cioè, sono personaggi famosi. Sì, famosi o parte anche del, del deep state, di questa cosa, dei riti satanici principalmente? Uh -huh. eh, poi sono tutti. Se ne parla e più si prendono ancora qualche energie, un po' di energia e la passano ai loro capi. Che sì, 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 eh, c'è questa ulteriore opzione tra virgolette. Come si chiama questo posto dove ci sono queste teche? Mi mm, è venuto Cambria, una roba del genere. Dove sta? So. Eh, la vedo un po' sopra Lucas. Il mat nella Matrix, quindi, sì, sì, sì. Vabbè, nei piani alti. Sì. Okay. Uh -huh. Bene. Davide è il più importante del Dalai Lama. Uh -huh. Davide è il più importante di Moloch. Mettiamoli insieme Davide, Moloch e Dalai Lama. Uh -huh. Andiamo da Moloch perché Moloch non può venire qui a meno che noi apriamo la porta. Uh -huh. Andiamo noi da Moloch e ci portiamo anche la PE del Dalai Lama. Non c'è la PS. Uh -huh. Andiamo con Davide. Andiamo anche tu ed io, Elena. Uh -huh. Dimmi le dimensioni di Moloch, del Dalai Lama, di Davide, la tua e la mia. Allora vedo Moloch e il Dalai Lama, che potrebbero essere di dimensioni normali, umane, però sono in basso. Ok. Ehm. E poi ci siamo io, te. E Davide, appena qua, appena cioè più o meno come noi, ma appena sotto, che si fa eh, si fa forza con eh, l'emozione che gli ha dato quella sensazione di, di onnipotenza, di potere suo, che gli ha dato eh, come si chiama quel monaco tibetano che era lui, ok, eh, Tallinn. Ok, mm e quindi però eh, Moloch e il Dalai Lama li vedo proprio giù. Uh -huh. Uh -huh. Diamo a um, Davide la pillola V. Eh. ok Aumentiamo la, la vibrazione uh -huh. di Davide e se vuoi anche quella di Tallinn, tanto della stessa cosa. Uh -huh. La pillola V è una pillola vibrazione rossa e dà l'informazione, semplicemente, che la propria vibrazione può essere aumentata in maniera infinita. Noi abbiamo questa facoltà, queste entità no, non uh -huh. hanno nessuna pillola V, anche se l'avessero, non possono alzare nessuna vibrazione. Possono alzare la loro vibrazione prendendo altra gente che, uh -huh. ingannata, con storie le varie, eccetera, dà loro questa energia. Moloch, per esempio, il Dalai Lama facendo tante più conferenze, andando sempre più in televisione, dicendo questo, dicendo quell'altro, facendo una battuta che fa ridere e tanti nuovi adepti, ma non ha questa possibilità. Quindi il mondo è alla rovescia. Viene data importanza al Dalai Lama, non viene data importanza alla divinità che è in noi. Viene giustamente e opportunamente taciuta. No, 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 uomo inquina, uomo cattivo, uomo mm. brutto, uomo inquina. Tutta colpa dell'uomo. La vera piaga del mondo. Gli animali mm. sono quelli buoni. Eh, se l'uomo scomparisse, sarebbe meglio per il pianeta. Tutto voluto mm. per nascondere la grande ed unica vera verità, perché questa la verità. Parte centrale, il nocciolo della questione di Davide non è tanto la santeria, è perché lui si è rivolto alla santeria. Perché questa sfiducia alimentata dal padre, dall'entità, dalle entità mentali, dall'entità eterica degli impianti, sì, ma perché questa sfiducia? Perché non lo sa, deve capirlo. In eterico poi arriverà anche il mentale e il fisico. Mm -hmm. A quanto vibra adesso? Adesso è arrivato al nostro livello, e siamo a in questo momento siamo a mille miliardi di miliardi. Siamo okay. andati mm. vorrei concentrarmi su Moloch perché ultimamente ce l'ho con lui. Uh -huh. E tu, io e Davide. Adesso ci mettiamo a triangolo attorno a lui. Uh -huh. Quanto è più grande o più piccolo di noi? È piccolo così. Noi siamo stati eh, un triangolo di dimensioni normali e lui è piccolo così. Noi abbiamo la dimensione dell'uomo che eh. abbiamo adesso. E lui è piccolo così. Ok. Allora, l'indice della mano destra di tutte e tre noi uh -huh. su questo microbo. Uh -huh. Ci disturba? Oh, no, no. La sua frequenza, bene, alziamola per sicurezza. È pur sempre Moloch. Bambini ne ha mangiati, glieli hanno offerti i geni dei genitori del passato e li offrono e del presente. Che Succede? Allora, che è come se noi con, eh, alzando le frequenze, le sto alzando boh, finché si alzano, cioè continua. Eh? Eh, è come se volassimo, ok, non come se le nostre dita non riescono più a toccare lì, ma rimane l'energia che continua a schiacciare Moloch. Mm. Noi, siamo, noi vibriamo sempre di più e eh, la nostra vibrazione schiaccia sempre di più Moloch. Ok, che è. Fa parte di facciamo la stessa cosa con poseidone visto che con poseidone Davide ha un conto in no. sospeso. Nettuno, Posidone, la stessa cosa. Uh -huh. Fatto, anche lui schiacciato. Uccio? Sì, sì, ti sento. Ok, no, io non okay. sento. Una uh, curiosità finale su Cuba. Uh -huh. Castro non c'è più. In eterico, al di là di quello che tu sai e non sai, quello che è eletto o non è eletto. Uh, Trudeau, presidente dei Canada, primo ministro mm. del Canada, è il figlio di Castro? Mm. No, sì. parente. Allora, parente, esatto, non è figlio diretto, esatto. È il frutto di una relazione amorosa o altro, cioè di amore o altro? Io lo vedo come se fosse stato adottato nel senso... Eh... Quindi do da dove è nato? Da papà e mamma che sono sposati o su un altare? No, fa parte di una famiglia di massoni, illuminati. E eh, diciamo è diventato suo figlio, tra per un accordo. Quindi ci sta che c'è un altare di mezzo. La madre o il padre di Trudeau sono legati a Castro? viene la madre. Veniva anche a me. Qual è il progetto su Cuba, l'unico paese al mondo tenuto sotto scacco da un embargo, dove non si possono fare certe cose, dove nonostante la morte del dittatore ci siano ancora problemi? Perché cos'è Cuba? In una parola. Energia potentissima. Da soffocare. Da soffocare. Perché? No. L'energia relativa alle persone, alla terra. Tutto. Cosa c'è sotto Cuba? Vedo come proprio un se si aprisse questo canale che c'è sotto, fino in fondo, fino al nucleo della terra, che se si aprisse questo canale, l'energia. Solo anche solo sprigionata per la grandezza di Cuba, per la dimensione di Cuba spazzerebbe via tutto ciò che non vibra a quella vibrazione lì in un attimo. E eh, per i potenti del mondo, questo è, non è fattibile. Non e è cosa è. tiene giù Cuba, al di là, vabbè, della situazione politica? Dov'è questo canale? Cosa lo costruisce? Eh, il, il fatto che le persone vengano tenute lì è come se eh, fossero riusciti a mettere una, un, un tappo sopra a, a, a questo canale alle persone e a, mh, al potere che ha come se fosse eh, assopito un vulcano spento non so ok quindi, finché non, non c'è quella scintilla quella cosa che fa ripartire eh, la vibrazione di quella potenza? Uh -huh. mh, tutto rimane spento. Vabbè, bicchierino di rum per tutti i cubani contenente queste informazioni, uh -huh. e ognuno farà quello che gli pare. Ebbene, arriviamo a Davide e alle battute finali. Uh -huh. Davide ha davanti il suo braccialetto rosso, eh, giallo e verde. E se lo tiene in mano e se ne va. Si vuole al cluster, vediamo cosa vuole fare col sì. braccialetto e col cluster. Il braccialetto ha aperto già un portale, l'ha già lanciato mentre andava al cluster. Dove? Dove l'ha lanciato? In nel portale, portale de... sì, sì, in un portale definitivo. Ok, come vedi il cluster? Mm, vedo come se fosse una, una, un archivio di boccette, tipo provette, mm -hmm. e ogni boccetta corrisponde a una vita e sotto ci sono invece tutti i contratti di questa vita sono 3579 boccette, mm. sono di meno sono di più oh no, eh, no 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 eh, aspetta però sono 2150 sono diminuite gra quando, nel momento in cui eh, il, il, eh, il monaco buddista gli ha fatto vedere. Ha mostrato a Davide eh, la, la sua potenza sì. stato, come, come talin. Ha tolto tutte quelle vite lì. Sì. Okay. Ogni boccetta contiene i un patto di una vita o più patti? No, allora, quelle sopra ogni boccetta contiene tutti i patti di quella vita quelli rimasti diciamo, okay, perché alcuni si sono sciolti facendo man mano che Davide diventava sempre più consapevole. Mm. E sotto ci sono quelle dei contratti di questa vita, quelli che sono rimasti. Sono. Ok, cosa facciamo? Li teniamo queste boccette? Ah no, allora ha aperto un portale, le ha messe tutte in una specie di sacco gigante e le ha buttate nel portale. E adesso l'ho chiuso. Bene, andiamo all'avatar. Questa parte dopo un'analisi è sempre molto rapida. Mm. Oh, oggi lo vedo rassegnato, pronto a essere lanciato. Non è lì che scrive, non è lì no. che fa. No, è mobile. Ok, che fa Davide? apre un portale definitivo ok ha preso, ha preso tutto lo sta lanciando dentro ok e ha chiuso il portale ok rianalizziamo davide uh -huh. con queste nuove condizioni impianti entità mentali eteriche di l abduction e due cloni mi sembra due cloni no non c'è più nulla. Non più niente. No. Vite numero delle vite. 1937. PSP. PS48 e PE 52. Percentuale del cervello. Otto e mezzo. Può fare qualcosa per aumentarla? C'è cioè qualche esercizio specifico, qualche attività specifica di Davide? Mi eh, è arrivata un'immagine ma non so come tradurla nel concreto. Vedo lui come se continuasse a fare dei salti. Col sacco? Come si chiama? No. Eh. Salti in alto. No, sai fanno quell'acrobazia, saltano sulle mani, poi sui piedi. Mani, piedi. Ah, per superare un, un cassone di legno? No, come una mm. scimmia? No, no. Mh, ah, ah, ho capito um, del crossfit, quella cosa lì. Boh, che che fai fanno, una fanno la verticale eh. e poi vanno in piedi, poi la verticale e poi in ah, piedi. No, ok, okay l'acrobata. Si. Sì. Diciamo. Ok, salti mortali.

qualche sport o andare a correre e mentre corre eh, concentrarsi sul, sul suo potere creativo della creazione per creare, ecco, per tradurlo così. Eh. Eh, potrebbe farlo, potrebbe, ecco un'altra cosa che mi è venuta, potrebbe ehm, tutti i giorni, dato che lui è abbastanza metodico, no? Quindi eh, potrebbe fare tutti i giorni, eh, mettersi e eh, scrivere ehm, il passo successivo che vuole per la sua creazione, che ne so voglio cambiare lavoro, quindi io domani dico vado a cercare, vado a portare dei curriculum, allora scrivo, porto curriculum e faccio, eh, diciamo, mm, eh, scrivere i vari passaggi che fa e, e che farà. Non so se sono riuscita okay. a mm. Nuova vibrazione. 100 milioni. Solo? Sì. Può alzarla? Sì, può alzarla, vedo che arriva a 100 miliardi tranquillamente. Ok, come vuole finire la sessione, quindi come vuole stabilizzarsi? È arrivato a 50 miliardi. Eh, Percentuale di consapevolezza 173%. Ok, con questa nuova condizione mh, Davide cambierà lavoro? Comprerà una casa nuova? Sì, cambierà lavoro, lo vedo proprio chiaro tondo. A breve, giù di pochi mesi. Ma cercandolo o gli arriverà in mano? Facendo questa attivazione, cioè non doveva diventare matto, ma solo facendo eh, questa cosa che mi è venuta, cioè facendo queste due cose che mi sono venute mh, da dirgli, arriverà al lavoro. Ok, Il messaggio finale della PS a Davide. Relativa anche al cosa fare del braccialetto adesso. Lei l'ha voluto, oh, ci dica lei cosa farne. Il braccialetto è, era una, una catena e un legame, eh, ri, ri, riportalo al, al, da dove viene, quindi mi dice, vedo tipo di lanciarlo nel mare o sotterrarlo sotto la sabbia sulla costa, può fare una cosa del genere sapo buttarla alla pattumiera, eh, non è che tutti questi tipo sì, no. sì, quello che ha detto la PS. Ok. Relativamente al lavoro, visto che Davide mi ha scritto che ha un'attività e quindi se dovesse cambiare lavoro dovrebbe venderla, ma non credo ah. che ne abbia neanche tanta intenzione, un messaggio della PS. Perché poi questi messaggi vanno interpretati, vanno capiti, certo. contestualizzati. Mm. Può essere che allora mh, cambia lavoro ma può essere mh, nel senso che mh, può essere che entra un, un altro ramo della stessa attività o gira eh, eh, da un'altra parte eh, o cambia la clientela non lo so non so, cosa so faccio, a, un, però, a un bar lo sposta per esempio o diventa basta che fa le colazioni, adesso fa anche l'aperitivo. Ecco, esatto. Non so cosa faccia certo. no, no, Davide. Limpio, lo so. Uh, vende magliette però vuole cambiare da tempo, mi sta dicendo ok, mm. vende abbigliamento sì. femminile e adesso amplia anche bambino. Ecco. Okay. non sappiamo cosa faccia Davide, no. lui saprà in ogni caso come interpretare mm. questa cosa. Ok, messaggio finale concluso della PS. o oh, già è tutto. Fai... Segui, segui le, diciamo le, le, le dritte che ti sono state date oggi e vedrai che riuscirai a comunicare spesso con me. Ok, come vedi il, i partecipanti al cinema dei suoi parenti? Li vedo sorridenti. Qualcuno più di altri o meno? No, li vedo proprio tutti rilassati e sorridenti. Ok, il 30% dei cubani uh, fan della, di Orula? Uh, 15, la metà di quel 30% si è tolto il braccialetto, gli altri no. È l'ha gettata? No, non ci sono ancora arrivati. Come vedi, Davide? Battuta finale. Davide visto, lo vedo con le ali che vola senso che vola proprio alleggerito e vola, va libero. ok quello che vuole fare, qualcosa da aggiungere. La casa è pulita sua. Sì, vedo che è come se avesse. Mm. Dei pesi da altre persone, però potrebbe essere ancora il papà. Non so, okay. disincarnati anche derivanti dalla Santeria Cubana. No, lì no, finché Davvero. aveva il braccialetto, giravano intorno. Ora se ne è liberato. Seguono, seguono i braccialetti, tra virgolette, cioè le persone che sono ancora in quel meccanismo lì. Davide mi sta chiedendo adesso se deve liberarsi degli oggetti legati alla santeria. Beh, vedi di che sono in casa, vedi te. Certo, giustamente. Ma non perché se non li elimini, ti torna il problema, perché non ti servono più, oh. cioè, la santeria. Potrebbe, eh, no, potrebbe, eh, mh, vedendo gli oggetti potresti aprire dei canali che fanno sì che porti quell'energia lì. Ho tutto sommato male. Non mi fa, dai. Vediamo di tenere questo oggetto. È tutto un discorso di consapevolezza. La consapevolezza sì, esatto. è al 200. No, 100... Non mi ricordo se 173 o 273, 200... ok. Quelli del cinema c'è la figlia della tua compagna, una bambina piccola? No, non l'ho vista. No, invitala, uh -huh. Allora era la compagna quella, perché vedo che la bambina è arrivata e la donna l'ha presa per mano e se la mette vicino la coccola. Ok. Come vedi Davide, uh -huh. ultima battuta. È sorridente davanti, ha visto sua mamma, suo papà, la sua compagna evidentemente e la bimba ed è contenta, dice diciamo, oh, guarda che bello, è sereno okay. di sentire questa energia. Bene, pronto a tornare Elena? Disconnettiti uh -huh. da tutto e tutti e noi torniamo.